Ed ecco che Radio Rocella ha spento le sue 40 candeline. Sono state tante le emozioni, tanti gli eventi organizzati, tanti gli amici che hanno partecipato a queste due serate all'insegna di buona e tanta musica, arte, luce, colori, tante foto con la mostra fotografica, un'esposizione sulla storia dei 40 anni della radio e tanto altro ancora. Tanti partecipanti all'evento, dalla musica dei ragazzi del liceo scientifico di Rocella, giovani e talentuosi, davvero molto bravi, alla musica di Radio Rocella e di Overture. E infine, non meno importante, è stata la presenza di Tania Borgese e la sua band The Crazy Vegan, che ha riempito la sala con molta carica, energia ed euforia. Alle nostre telecamere hanno parlato Antonio La Palerma, presidente di Radio Rocella, la radio fuori dal coro, Pino Curtale, che ha colto l'invito della radio a collegare la musica alla foto, organizzando la mostra dal nome La Luce e il Suono, coinvolgendo l'associazione Fotografiamo, nome nato proprio dall'amore per la fotografia, e Glauto Dattini, appunto presidente dell'associazione culturale Fotografiamo, nata nel 2014 da un gruppo che condivide questa passione. Allora, intanto ringraziamo Telemia per essere qui a festeggiare con noi i 40 anni di Rocella, 1976-2016. Non ci poteva essere sicuramente modo migliore per rappresentare, per festeggiare questi 40 anni e per questo devo ringraziare l'amico Pino Purtale che ci ha presentato questo progetto di esporre una bellissima mostra fotografica. Ma non è solo questo, non è solo la mostra fotografica in sé, ma è aver conosciuto tanti, tanti amici nuovi di un'altra associazione, un'associazione forse più giovane di Radio Rocella, ma comunque un'associazione che ama, che ha in particolare, che ha insieme a noi l'amore per la musica. Noi la facciamo ascoltare, loro la fanno vedere. Siamo contentissimi di essere qui oggi con questi nostri amici. Io ho colto l'invito di Radio Rocella a creare un qualche cosa che possa legare la fotografia alla musica. Sono stato contento di accoglierlo anche perché comunque la radio l'ho vista nascere, ho fatto parte di questa radio, la seguo, sono un collaboratore esterno tutt'oggi. Comunque, appassionato di fotografia, ho voluto coinvolgere l'associazione del quale faccio anche parte, che è l'associazione culturale Fotografiamo. La Luce e il Suono è una mostra che è stata presentata a Roma un anno fa. È la maggiore espressione, secondo me, proprio tra artista, musica, quindi voglio dire strumento e fotografo. Per cui trasportarla in un evento come quello di Radio Rocella, che raggiunge un traguardo dei 40 anni ed è un traguardo importante, per me è una cosa bella. E quindi alla fine siamo riusciti a far venire da Roma questi nostri amici, questi miei amici che ho presentato a loro, agli altri amici di Radio Rocella, ed è nata praticamente questa mostra all'interno di questo importante evento. Io da parte mia vi invito a visitarla perché sono scatti veramente di passione, ma una passione che nasce innanzitutto da chi fotografa, ma una passione anche per la musica. E Fotografiamo, lo dico perché la desinenza finale è appunto amo, che non è soltanto il plurale, ma è anche amore per la fotografia e per tante cose belle. Noi siamo un'associazione appunto di fotografia nata nel 2014 a Roma per volontà di un gruppo di fotografi che si sono riuniti per portare avanti questa passione comune. Siamo fotografi professionisti o fotoamatori, comunque tutti quanti condividiamo la stessa passione e la finalizziamo producendo delle mostre e siamo stati molto contenti di essere ospitati in questa mostra grazie al nostro socio Pino Curtale che è appunto di Rocella Ionica, che ha creato contatti per creare questo evento molto bello in questa location anche che abbiamo molto apprezzato e ci è piaciuto particolarmente anche perché noi, la nostra associazione vuole diffondere la cultura della fotografia ma anche dell'arte in generale e quindi ci piace molto questa coniugazione tra la musica e la fotografia, unire le due cose è stato molto bello e abbiamo prodotto questa mostra e appunto volevo ringraziare quindi particolarmente il nostro amico Pino, Radio Rocella e il comune di Rocella Ionica.